Hanno raggiunto 42.648 presenze, a testimoniare il forte interesse per questo evento dedicato a due geni del Rinascimento italiano, le mostre per Leonardo e per Raffaello a Fano, Pesaro e Urbino. Il dato di affluenza si riferisce alle mostre visitabili con un biglietto unico, come da progetto diffuso messo in campo di concerto dai tre comuni nell'ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020. Il bilancio positivo è sia per le città che per l'intera regione. Devo dire che è stato un grande successo, oltre 42.000 presenze. Questo ovviamente ci gratifica, significa che abbiamo presentato un prodotto di alto livello culturale, ma soprattutto anche importante perché è la dimostrazione che la scelta strategica che le tre città, Fano, Pesaro, Urbino, hanno fatto 2 anni fa, era la strada giusta. Non ci dobbiamo accontentare, vogliamo proseguire, vogliamo migliorare, vogliamo sempre crescere anche sull'offerta culturale. L'altro risultato importante è che ci accorgiamo che oltre al ritorno di molti turisti e di persone venute apposta per visitare la mostra, ha fatto crescere anche una contaminazione e una ricaduta positiva anche in termini cittadini, perché c'è stato un proliferare di attività connesse, movimenti che prima non si registravano, e l'ultimissima cosa, nello specifico di Fano, posso dire che si è confermata una città fortemente attrattiva per le esposizioni museali come queste. Anche gli investimenti fatti sulla Sala Morganti sono il giusto riconoscimento con questo risultato. Il bilancio di questa ennesima iniziativa comune con Urbino, Fano, Pesaro, che ormai è alla terza edizione, quest'anno c'è stato appunto dei numeri importanti. Ovviamente la mostra di Fano era una mostra importante, compresa anche quella di Urbino, però diciamo nelle tre città c'è stata un'affluenza importante, del quale sono molto contento, perché credo che questo progetto, che è stato approntato già da 3 anni fa con la collaborazione del nostro ex assessore, attuale prosindaco di Urbino, Vittorio Sgarbi, che ha voluto assolutamente che queste tre città lavorassero insieme. Io spero che questo lavoro in comune possa continuare nei prossimi anni, perché è il modo giusto, secondo me, per presentare il territorio della nostra provincia e le città più importanti della nostra provincia che lavorano insieme e che contribuiscono anche a far confluire in questi progetti eventualmente tutte le altre città del nostro territorio. Siamo contenti di questa rete che sta funzionando, iniziata anni fa sotto segno di Rinascimento Segreto, perseguito con Rossini, ora Vitruvio, l'anno prossimo andremo avanti con Raffaello, poi magari troveremo anche Dante. È una situazione, credo, unica in Italia, di tre città che assieme alla Regione e in accordo col Ministero decidono di presentare insieme le proprie mostre principali. Crediamo che quello che c'è dietro a questa strategia, con una strategia culturale ma anche di ricaduta turistica, sia parte del risultato che anche ieri abbiamo potuto ammirare rispetto alla Regione Marche, di essere tratti tra l'unica segnalazione italiana dell'Honorable Planet per l'anno prossimo, il che vuol dire che evidentemente c'è una rete che ovunque si capita nel territorio provinciale o regionale si respira lo stesso spirito. Numerosi anche i turisti che hanno visitato le mostre nel periodo estivo, oltre ai gruppi organizzati e quelli scolastici. Positivo anche il bilancio degli eventi collaterali, che in tutte le sedi hanno registrato numeri importanti di presenze tra spettacoli, visite a tema, attività esperienziali e laboratori. Terminate il 13 ottobre le mostre per Leonardo e Raffaello, anche se la mostra di Pesaro è ancora aperta fino al 24 novembre. Bilancio molto positivo, con oltre 43.000 visitatori, tanti turisti, soprattutto stranieri nel periodo estivo, ma anche scuole e famiglie nei mesi di settembre e ottobre. Quindi un bilancio molto, molto buono, che ci spinge, insomma, ad andare avanti in questo territorio nel quale siamo onorati di lavorare.